progetto con Guido è nato quasi dal nulla. Io ho ricevuto via mail semplicemente i suoi disegni, che però sono diventati e sono stati realizzati e modificati sulla base delle nostre esigenze e hanno dato vita ad un'oliera, ad una forma nuova, un po' più innovativa, pur contenendo un elemento nostro tipico e caratteristico e quindi di fondamentale importanza per il territorio. Ovviamente, a parte l'aspetto di progettazione e di design, bisogna fare i conti con tutto ciò che riguarda la vera e propria realizzazione del nostro oggetto e quindi fare i conti con le fasi produttive della ceramica, che sono molto lunghe ed elaborate. Sì, papà, dimmelo, e poi dopo ci penso io a chiudere la bottega. Dopo l'essiccazione si passa alla prima cottura. Gli oggetti vengono infornati, si raggiungono temperature di 930-960 gradi e l'oggetto quindi passa dalla fase del crudo alla terracotta. Poi mi occupo della smaltatura, ovvero gli oggetti, in questo caso le nostre oliere, vengono immerse nello smalto e questo dà la colorazione definitiva all'oliera stessa. Il passaggio al prodotto finito consiste nell'applicazione di quello che è il logo, in questo caso per rispondere al nostro progetto il logo Res Rustica, e l'oggetto viene successivamente messo in forno per la seconda cottura, quando si ha il passaggio dall'oggetto smaltato e quindi crudo all'oggetto finito e quindi perfettamente lucido e bianco.